Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in quello che credo sia il 26esimo episodio dell'Extreme Crazy Lock a Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio abbiamo sgominato il Team Plasma nella sua nave volante che spara ghiaccio. E poi siamo giunti qui alla fossa gigante, perché sì, siamo alla fossa gigante, sono già entrato perché io sono avanti, per ragazzi proseguire nella nostra avventura e terminare il Team Plasma una volta per tutte. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace, mi raccomando raggiungiamo i 250 like per questo episodio, anche perché ragazzi la serie ha subito un piccolo calo per colpa probabilmente dei feed di YouTube e di tutto il resto, quindi mi raccomando solleviamola di nuovo da questo stato di oblio. Detto ciò signori, mi preparo per fare la prima cattura, sono carico. Oggi scopriremo che cosa sta tramando il Team Plasma, anche se lo sappiamo già. E adesso troviamo il Pokémon che è un Victreebel, una pianta carnivora nelle grotte. Io non so che grotte abbiate mai visto nella vostra vita. Se vi è mai capitato di trovare per l'appunto un Victreebel all'interno di tali grotte, fatemi un fischio perché a me non è mai successo. Allora, sto cercando di indebolirlo senza spaccargli la faccia, cosa che sicuramente non è facile perché è tipo debolissimo probabilmente, però questi sono dettagli. Ovviamente il team è quello dell'altra volta, non l'ho modificato né tantomeno allenato visto che ero in gita a Napoli. Ultra Ball in testa, vediamo di prenderlo raga, non so neanche come chiamarlo sto coso sinceramente. Cioè entra nella Pokéball, preso, però io non so come chiamarlo, come lo chiamo io sto coso. Allora, Pokémon Moschivoro, tieni in bocca un liquido dall'aroma simile al miele. Detto così figliolo, mi fai sembrare veramente, cioè non posso però dare dei soprannomi particolari, lo chiamiamo un maschio poi tra l'altro. Quindi non posso, cioè potrei fare i chili di black humor, ma non posso fare i chili di black humor. Quindi lo chiamiamo Hannibal, visto che mangia le cose. Anche se Hannibal era un cannibale, non c'entra niente, però a noi va bene così. Hannibal, perfetto raga, poi andremo a vederlo in separata sede all'interno del nostro team. Possiamo proseguire con un bellissimo repellente tra i piedi, perché altrimenti ragazzi non finiamo più. Oggi ragazzi non sto benissimo, ve lo dico, c'è un po' di mal di pancia, quindi vedrò di far finire questo episodio un po' prima così posso andare a dormire. Detto ciò, forza, qua dovrebbero esserci, perfetto ragazzi, mi ricordo bene. E già qui, forza, ora direi una bella lezione a questi furfanti. E la madonna quanti siete. Zio, in 3 contro 2 non vale. In 2 contro 1 men che meno, non vorrei dirtelo. Ah, ok, questa è la spia, perfetto, è vero, me l'ho dimenticato. No che me l'ho dimenticato, cioè, è ovvio che me l'ho dimenticato di te, zio, sei uguale agli altri, cioè. Va bene fare la spia, però non è che posso arrivare, cioè, se ho la vista raggi X, sarebbe bello, tra l'altro. Ok, perfetto, allora, abbiamo questi bellissimi sassi da spostare con il nostro Fear of Shiny, raga. Fear of Shiny che è veramente una cosa incredibile di questa serie. Cosa sei tu? Un bijou erba, ok, perfetto, grazie, è stato un piacere, io volevo proseguire, ho trovato un bijou erba, a noi piace così la vita. Ora, io non ricordo sinceramente dove debba andare, come funziona esattamente sto posto, non vorrei sparare troiate... Dove sono, scusate? Ah, oddio, ok, perfetto, questa qua dovrebbe essere la zona al di fuori, che era visitabile invece, e dalla quale si poteva accedere in Pokémon Stai Scherzando. Un'altra aroma. Che palle, eh? Diciamocelo avvocato. Allora, dicevo, ecco appunto, questa zona qua è del percorso 13 ed era visitabile per l'appunto in Pokémon Nero e Bianco. Spaccando questo mazzo possiamo finalmente giungere alla nostra cara città di Soffio. 420. Volevate trollarmi, invece mi sono ricordato. Questa è una bellissima Pokémon, la prendiamo subito. Ed è una lastra tetra. Cioè io in sto gioco trovo bacche, aromi e lastre. Cioè la fantasia di questo randomizer non ha veramente quali. Tra l'altro questo qua penso sia uno dei pochissimi episodi della Crazy Lock che caricherò di domenica. Di solito non la carico mai, però per ragioni diciamo organizzative, visto che oggi sarò al Cartoomix. Tra l'altro se siete al Cartoomix, bella, non posso dirvi altro. Per l'appunto ho deciso di caricare la Crazy Lock per fattori tecnico-tattici nonché logistici. Ora mi sto divertendo a fare un giro di questa zona qua, perché non vorrei trovare degli strumenti strani, che ne so, tipo una pietra per evolvere il mio Eevee. Ecco ad esempio Magnitudo.
magnitudo che come minimo avrà un bocelli di precisione, come minimo. 95 di precisione, tipo spettro. Cioè, un terremoto di tipo spettro, voi come ve lo immaginate? Cioè, scrivetemelo nei commenti. Perfetto. Possiamo proseguire dopo questa aberrante stronzata. Vorrei parlare con la roccia, grazie. Parlare con la roccia è stato inutile, caro Creepy. L'uomo che parlava alle rocce prossimamente nei peggiori cinema di Milano. Detto ciò, scendiamo da queste scale e addentriamoci nel corpo del... è vero, questa scena qua, raga, era davvero bella. Tra l'altro, penso che questo fosse l'episodio... questo piccolo aneddoto che non ho mai raccontato. L'episodio che io avevo registrato della Crazy Lock a poco Nero 2, Bianco 2 precedente, e che avevo eliminato distruggendo la serie perché mi ero rotto le palle. Me lo ricordo, ero arrivato proprio qua e non c'ero andato avanti. Tra l'altro capace pure che avevo perso in questa zona qua. Quindi raga, attenzione. Allora, perfetto. Abbiamo attirato l'attenzione con un urlo particolarmente molesto, tipo cerbiatto investito da una Volvo. Cioè, queste metafore bellissime. Allora, suppongo di dover affrontare... Allora, è vero, cioè c'è lui che è incazzato contro tutti, belli e brutti, letteralmente, perché ci sono quelli del Team Plasma belli e quelli del Team Plasma brutti perché gli hanno rubato il gatto. Quindi è arrabbiato sia con quelli buoni che con quelli cattivi, è tipo una mina vagante. E adesso abbiamo da affrontare questi due energumeni, che è il termine perfetto per identificare questa gentaglia. Ok. Non è una battaglia in doppio, io sto piangendo. Se viene fuori un altro leggendario in questo episodio, dopo 3-4 episodi che trovo solo leggendari, pretendo 300 like, perché sarebbero 5 episodi in cui becchiamo leggendari. Cioè, è una cosa che veramente non si vede da nessuna parte. Surf, perfetto, e vi ricordo che io ovviamente la ROM l'ho randomizzata senza sapere cosa succede. Quindi, cioè, non è che io metto i leggendari a caso. Magari potessi metterli, se verrebbero fuori di quei clickbait che non avete idea. Il randomizer ha randomizzato Sablai di tipo spettro. Grazie randomizer, meno male che ci sei tu. Davvero, senza di te non saprei cosa fare. Se me l'hai randomizzato di tipo spettro buio, io mi metto a piangere bambini. Mi metto a piangere bambini. Ok, no, perfetto. Almeno quello, ragazzi, perché altrimenti veramente sarebbe stata una cosa ridicola. Cioè, sto randomizer che mi mette i leggendari, mi mette gli aromi, mi mette le lastre, le bacche, poi fa queste cose. Grazie per il revitalizzante, Max. Sei davvero un amico, guarda. Veramente. Dovrebbero metterti un cazzo di lemure in testa, giuro. No, basta, basta voi, cioè nel senso, finitela per piacere. Quanti siete? Siete, cazzo, le formiche, i ratti, i gatti, cosa siete? Siete tantissimi. È partito, raga, nel bosco. Hansel e Gretel proprio gli fanno una pippa con gli alluci. Cioè, è partito. Lui non lo trovi più a momenti. Ah, oh, ok, sì, perfetto. Il repellente ce l'ho già attivo. Sono stupido nel cervello. Io ho quante pozioni? Non ho preso pozioni. Ho una radice energia, utilizziamola. Allora, spero di non doverne avere particolare bisogno. Comunque non so fino a quanto mi addentrerò nel rifugio del Team Plasma. Probabilmente ci metteremo più tempo. Fango pece, perfetto. Qua siamo evidentemente nella periferia di Milano. E quindi nulla, ragazzi. Tra l'altro poi, a maggior ragione, sta nevicando qua. Quindi, cioè, c'è tutto il ghiaccio, quindi Milano. Visto che comunque recentemente si è permesso di nevicare dopo anni di astinenza. E niente, allora, vedrò quanto riuscirò ad andare avanti. Non penso di aver bisogno di troppe pozioni, perché in questo episodio non dovrei... Io la radice energia l'ho appena usata, l'ho ritrovata, va bene così. Va bene così, vero che non scivolo? Scivolo peggio di un uomo su una buccia di banana. Eccola qua la nave che vola. Che spara ghiaccio, perfetto, ci siamo. No, dicevo, per l'appunto, non so quanto andremo avanti. Non penso comunque di spingermi fino a boss strani o robe del genere. Ok, perfetto, siamo arrivati, raga, inside the nave. Perfetto, vedrò come regolarmi. Se riuscirò a trovare un modo per avere le pozioni. Nel caso poi, raga, stoppo e torno indietro a prenderle. Se vedo che la situazione è tanto critica. Ok, attenzione. Momento critico. Abbiamo tutta la gente del Team Plasma. Mi sa che qua devo fare la battaglia in doppio. No, eh? No, mi sa di no. Tu vai avanti, ok, perfetto, bravo, sì, vado avanti, vai tra. Ok, siamo di nuovo sulla nave del Team Plasma, signori. Prepariamoci perché succederà qualcosa di figo. Tipo due reclute che mi stuprano agli angoli di una porta. È davvero figa come cosa. Ok, perfetto, battaglia in doppio. Non so neanche come ho come secondo Pokémon. Aiuto, Bob Ranger e Bob Ranger. Antei e Kabutops. Cioè, il presente brutto e il passato bello. Ah, ok, c'ho Fear of Shiny come Pokémon. Allora, tra l'altro sto sudando come un animale in gabbia, vi giuro. Allora, fermi tutti. Proverei con un rogo denti su Antel, così mi ispira, raga. Mi ispira. Non gli ho fatto. È stato il turno peggiore che io abbia mai completato nella mia vita. Perfetto.
proviamo a fare, a invertire un attimo le mosse, giusto per andare a caso, perché in questa serie qua abbiamo capito che la tecnica funziona proprio zero, devi proprio andare a culo. Guarda, io non gli sto facendo niente, mi stanno aprendo il culo con le gengive. Allora, proviamo un forza antica su Kabutops e un forza su Antel. Sto provando tutte le combinazioni di questo universo. Cioè, sono riuscito a beccare Kabutops di tipo spettro. Cioè, di male in peggio proprio. Ok, mi sa che devo attaccare per forza lui adesso con coso. Allora, proviamo un mega assorbimento su Antel e beccata su Kabutops. Non lo so, io a questo punto, raga, le provo un attimino tutte. Ok, perfetto, Antel gli ho fatto passare. Ole! Ho trovato la combinazione, perfetto. Garanzia, l'unica garanzia che ti do è quella di morte. Quindi per piacere leviamoci dalle balle. Allora, Antel dovrebbe morire, Kabutops uguale, secondo i miei calcoli statistici da buon studente di economia quale non sono. Ok. No, no, non devo catturare i Pokémon del Team Plasma, non sono mica Luke. Allora, Archeo, riprenditi questa bella radice energia. Odiami ma vivi, per piacere. Odiami ma vivi. Un po' come quando da piccoli vi davano le medicine schifose. Adesso li ringraziate i vostri genitori. È uguale, farà lui, vedrete. Banette in campo, Banette Sandslash, ok. Indagine, perfetto, raga. Banette Detective Conan confirmed nei prossimi giochi di 25esima generazione. Vai così. Allora, beccata su Sandslash, vediamo di mandarlo giù. Allora, forza antica su Banette, vediamo se riusciamo. Cioè, non è che forza antica, però deve essere la mossa sfrattata da tutti, che non deve fare niente a nessuno. Cioè, ogni tanto puoi anche provare a fare del male a qualcuno, Johnny. Cioè, davvero, il nostro eroe, raga, il nostro eroe che si è evoluto in un Pokémon acquisendo nuove forme più potenti, non può farci questi scherzi. Rapigiro penso sia una delle mosse più brutte della storia. Vedete, vediamo nei commenti se condividete la mia posizione. Allora, nel mentre, sto Banette qua è un po' un problema. Forza antica Tica dovrebbe mandarlo giù, ok, perfetto. Proviamo con un forza, vediamo se riesco a fargli qualcosa. Ok, preso abbastanza bene, perfetto, ora dovrebbe andare giù. Sì, ma raga, la situazione è abbastanza critica perché sono forti, quindi mi sa che io adesso davvero stoppo e vado un attimo a prendere le pozioni, perché davvero non riesco ad andare avanti altrimenti. Acido bomba su John Frog, aia, no, ok, mi ha tolto 2 PS, perfetto. Allora, vai giù. Giù, con beccata, giù con beccata. Niente. Aia, fa male. Johnny! Calma. Johnny ritorna. Johnny ritorna, mandiamo i CDC. Ora, con te io ho bisogno di mandare giù Banette. Mandiamo giù Banette. Allora, John Frog ritorna. Ok, raga, vado a prendere le pozioni, vado pure a curarmi già che ci sono. Tra l'altro non ho volo, quindi questa è un'inculata, mi sa. Forza e giù. Perfetto, e uno ci siamo. Oddio, sto sudando freddo. Oddio, ludicolo, ma ne avete veramente 6, zio? Ne hai 6? Ma stiamo scherzando? Allora, vendetta. Dai, ne mancano solo 2. Ne mancano solo 2. Ce la posso fare. Cos'è che mi ha diminuito? La difesa speciale? Aia. Ok, no. Si è pure fatto male da solo. Veleno spina, magari va giù. No, niente da fare, raga. Incredibile. Non ce la posso fare. Oh Gesù, stai diventando veramente un problema sta battaglia. Proviamo un forza su Esp. Ok, no, Baldeali, Oretto, Idrondata, Regi, ok. Oddio, raga, ok, Espione giù, di uno ce ne siamo liberati. Ora dovrebbe fare un altro attacco cosa, Octazooka. Preso, ok, giù, brutto colpo. Sì, va bene, raga, va bene l'Ax. Ce lo facciamo andare bene, mi salgono 2 Pokémon a livello 58, Tusa Ensemble, perfetto. Fermi, vado a prendere le pozioni e ci becchiamo dopo. Ok raga, possiamo proseguire, bella lì, ho preso le pozioni, adesso siamo pronti e carichi e non avremo più infarti causa morte di Geoffro. Chi cazzo sei, figliolo? Oddio, che palle, ancora la spia, raga, perché mi devo prendere un infarto cardiovascolare ogni volta che lo incontro? Sì, lo so che sono, allora, so cosa devo fare, devo disattivare quei lucchetti elettrici simili Lit Surge in qualche modo che scopriremo nel nostro più recente avvenire. Non penso che recente avvenire si possa dire. Nel nostro più prossimo avvenire si dice. Pillole italiano con Creepy Stories. Zanichelli. Non ho un dizionario di italiano, ce l'ho solo di francese e inglese, ma va bene uguale. Ampharos, vai Bernard, è il tuo momento. È il tuo momento dall'intero episodio, ma adesso fidati che è ancora di più il tuo momento. Vai, fammi sognare, Gelamondo. Congela questo posto come se non ci fosse già abbastanza neve in giro. Vai, no, niente, diminuita la velocità, perfetto, taglio di nuovo, ripeti. L'unica cosa che ripeto, se vai avanti così, fidati che sono le bestemmie che sto ripetendo nella mente. Vai avanti, poi dopo è finita, te lo giuro, è finita.
No, però cioè io non posso giocare a un gioco in cui un allenatore è randomizzato con due Ampharos. Io non posso giocare a questo gioco. Cioè, chiamate i creatori del randomizer, mandategli una mail e ditegli che c'hanno un po', come si suol dire, i genitori arcani. E tra l'altro riperraggio su Bernard, che gli ha tolto veramente due peletti bianchi da orso polare. Fra parentesi, Archeops, se avessi avuto un terzo Ampharos probabilmente avrei chiuso la serie. Cioè, io qua ve lo dico. Vorrei provare ad andare oltre questo episodio, visto che nella scorsa non ci sono riuscito. Ma se avessi avuto tre Ampharos io sarei impazzito. Veleno spina su questo Archeops, vediamo di mandarlo a casa. Non l'ho assolutamente mandato a casa, lui mi ha fatto fango bomba, io sto impazzendo. Ok, perfetto, giù veleno spina e a casa pure questo. Non è perché... cioè, perché prima t'ho tolto tanto e adesso t'ho tolto poco? Cos'è questa malattia che... tra l'altro c'ho le luci storte, me ne sono accorto. Avvicinati, Lucia. Avvicinatevi, luci. Fate risplendere il mio volto, manco fossi Dorian Gray, cazzo. Ok, perfetto. Allora, mettiamo davanti Pupenaz. Ho visto che è stato apprezzato da commenti di odio incredibile. Cioè, lo odiate, raga, ma perché, povero Pupenaz? Cioè, lo odio anch'io, ma... ragazzi, proviamo ad apprezzarlo, questo povero uomo. Allora, Baccababa. Bacca babà, quella di Napoli, classica. Allora, io raga, in questa zona... a parte che c'è una musichetta molto chill, ma intanto sto andando a ammazzare un leggendario, quindi vabbè. Questi sono dettagli. Tra l'altro ovviamente Kyurem, ora non so se si debba catturare, ma comunque ovviamente non entrerà a far parte del team, perché la cattura l'abbiamo già fatta, abbiamo trovato quel cazzo di... pompinaro infame di un Victreebel. Allora, Ditto devi andare a casa. Riccio lo scudo. Sì, è riccio lo scudo di Ditto. Probabilmente è una pallina di pongo, ragazzi. Purtroppo va così. Tra l'altro, no, dicevo, sto posto qua c'è una musichetta molto chill. Però in realtà la musichetta molto chill verrà intervallata dalle blasfemie. Gran pepita, perfetto. Perché io, ragazzi, questo posto qua non lo so fare, ve lo assicuro. Un'altra radice energia. Mi sta venendo una malattia a furia di trovare radici energia. Che si fanno veramente di coca all'interno di questo rifugio? Fatemi capire. Cioè, veramente si fanno delle radici. Cosa vuol dire? Cioè, loro sono proprio, hanno proprio questa convinzione radicata che le radici facciano bene. Cioè, proprio radicata. In loro proprio. C'è dei dislike. Cioè, no, non fatelo, che poi vi prendete troppo sul serio. Volcarona, ok, non è ancora leggendario, raga, Volcarona, però ci stiamo avvicinando. E io non vorrei veramente chiedere 300 like in questo episodio, anche perché so che non li raggiungiamo, perché i feed, ragazzi, fanno veramente pena pure a Gesù che l'ha in alto e si dice perché queste cose. Ah, ok, si è confuso dopo due colpo, perfetto, interessante. Allora, olè, a casa, bravo Pupenaz, ti vedo convinto. Oggi Pupenaz, raga, lo vedo veramente strong, mi sembra veramente carico. Quindi gli do fiducia. L'effetto del repellente, dubito di trovare dei Pokémon in navi volanti che sparano ghiaccio. Io questa cosa qua, raga, non la capirò mai. Ve la... oh, bella, ho rimosso una barriera, mi sento potente, perfetto. Adesso cazzo devo fare però, zio, cioè, non so dove devo andare. Oh, ho scoperto dove devo andare. Oh, rimosso un'altra barriera, perfetto. Ora suppongo di dover andare su di qua. Dai, affrontami su che mi devo allenare. Che poi ci sarà, ragazzi, tra l'altro, la battaglia, signori, con Gekis. O Gekis, come dir si voglia. Con quell'omuncolo. Con Mister Capelli Verdi. Cioè, voi ditemi, i capelli di Gekis con quale fisiologia possono essere stati creati? Cioè, probabilmente sono capelli di pistacchio. Sono capelli di pistacchio, che cosa vuol dire? Cosa mi vuoi dire, Gekis, con quei capelli? Luminion e Marowak per questo Bob Ranger, che io veramente mi sembra di star sfidando dal primo episodio la stessa persona, incredibile. Si moltiplicano, sono... è Naruto in realtà e noi non lo sappiamo. C'è pure i capelli che sono... più o meno ci sia... zio, io però di qua non posso passare, cioè non va bene sta cosa. Allora, calma. No, questo l'abbiamo sbloccato. Evidentemente ho sbagliato qualcosa io nelle mie sinapsi neurologiche. Ora, aspetta, prova a passare qui. Cosa? Ma dove cazzo sono? Oddio, un medico! Oddio, quello è un medico, raga. Salvezza! Salvezza, c'è Gesù che mi sta lodando in questo momento per quello che ho trovato. Kingler, Bob Ranger, ovviamente, sia mai. Allora, Blissery, il nostro Pupenaz, raga, oggi veramente è in formissima. Fu così che mi fecero ghigliottina e mi shotarono sul posto. Etere Lama, occhio, occhio. Ok, per super efficace, ma regge, signori, perché oggi veramente... hashtag antidoping per Pupenaz. So che è un hashtag lungo, ma io mi fido di voi. Embar, perfetto, raga.
il peggior starter della storia. Chi è d'accordo con me me lo dica, io sinceramente lo ritengo un po' terrificante. Peggior starter dopo Incineroar, sia chiaro. Poi qua mi beccherò tanti di quei commenti di hating che la metà basterà, però dettagli. Tempestretta e giù anche questo Amaialino. È un Amaialino, raga. Hashtag Amaialino, che poi Amaialino, cazzo, è alto due volte me. Mew! Giustamente, abbiamo trovato il leggendario. Vuoi non trovare Mew di nuovo? L'abbiamo ucciso, fra parentesi, ma vuoi non trovare Mew di nuovo? Mew, perfetto. Perché no? Perché no, insomma? Pupenaz livello Gesù, perfetto, possiamo proseguire. Abbiamo questo bel medico che adesso si dovrà curare da solo, perché io altrimenti potrei veramente sclerare. Elite Four, mi fa piacere. Tra l'altro mi sembra che tutti i medici siano Elite Four. Gastrodon. Cosa facciamo a questo Gastrodon onorevole? Mega assorbimento. Perfetto, non ha effetto. Giustamente non ho pensato che lui è di tipo acqua terra. Difficilmente il randomizer l'ha riportato acqua terra. E poi tra l'altro il mega assorbimento è di tipo elettro. Sto andando insieme. A mia difesa posso dire che sto male. Forza antica e mandiamolo giù. Dai, forza, che vorrei non bustarmi, ma vorrei piuttosto fare altro. Tipo, non lo so, uscire da questo posto. Iperpozione. Tua madre è un bidone. Lo sapevi? Lo sapevi? Spero per te che lo sapessi. Perché cazzo è vero. Tua madre è un cazzo di contenitore dell'umido. È un contenitore dell'umido? Sì, ho miscliccato, raga. Tranquilli. Cioè, stiamo scherzando? Pure le cure totali? Non lo so, l'elisir di lunga vita vuoi usarmi? Usamelo. No, davvero, usamelo. Usami l'elisir di lunga vita. Ho un po'... Davanti un poco ferito non posso fare distinzioni. Che si tratti di un amico o un nemico. Pessima scusa, figliolo. Allora, perfetto. Io ora non so dove devo andare. Provo ad andare di qua. Allora, dovrei fare tipo dei salti mortali. Che non so effettivamente se... ma no, non è questo quello che dovevo fare, raga. Ho sbagliato tutto. Allora, fermi. No, non è questo. No, l'idea, zio. Che casino ho combinato. Ho combinato un bel casino. Allora, fermi. Tra l'altro, la mia domanda è, ma... Allora, fa vedere se riesco a... Porca di quella troia. Niente da fare. Niente da fare. Allora, fammi capire se qua riesco a combinare qualcosa. No, zio, sono tornato veramente all'inizio. Non ci voglio credere. Ok, Olle, che stiamo, perfetto. Questo dovrebbe essere un altro lucchetto, se non... Sbaglio. Evidentemente sbaglio. Gassosa, perfetto. Oh, un bel rimedio che mi ridà 2 PS, perfetto. Come non desiderarlo? Dai, affrontami, recluta, perfetto. Ora, questo pannello qua dovrebbe effettivamente essere uno di quelli che sblocca. Quindi dovremmo essere a 3 su 4, perfetto. Crowdont. E poi ce ne manca un altro. E poi direi che prima di proseguire possiamo stoppare tranquillamente. Anche perché siamo circa 20 minuti con il taglio che dovrò fare. Insomma, poi rischiamo veramente che l'episodio dura 200 giorni. Io sono stupido che se non ha effetto una volta la mossa, è difficile che ce l'abbia di nuovo l'effetto. Allora, fermi tutti. Vuol dire che è di tipo spettro, quindi buono, era assalto, dovrebbe andare bene in teoria. Ok, sì, perfetto, preso. Zuffa dovrebbe essere di tipo elettro, se non... No, di che tipo era Zuffa? Non mi ricordo. Allora, basta che... No, veramente, basta che muori, perché altrimenti, raga, qua non si capisce più niente. Zuffa, tra l'altro questo qua si sta uccidendo le difese proprio, se le sta battendo. Martello, piccone, 2 giorni e tra un po' vedrai che le difese non ci sono più, figliolo. Ole, perfetto, Crowdant a casa, adesso non c'è più neanche Crowdant, nemmeno le difese, proprio Crowdant ha abnegato dal mondo. Ok, perfetto, ci avevo preso, mi manca solo un lucchetto che sinceramente non so come sbloccare però. Quindi adesso dovrò cercare di districarmi nella mente. Ora, questo dovrebbe essere un figlio di puttana, perché io credevo di averlo già affrontato, raga. Ero convinto di averlo già affrontato. Tra l'altro non avrei dovuto tenere John Frog, ora che ci penso. Allora, radici energia, Mew, Ranger Bob. Ranger Bob che si duplica tipo Naruto. Poi uno, cosa deve dire? Quando si trova davanti queste meraviglie del mondo. Quando shotti Mew con un mega assorbimento di tipo elettro che fa brutto colpo. Cosa deve dire uno? Archeops, di nuovo, ce l'avete già Archeops? Io non posso più urlare. Sono le 7:30, ok?
sono le 7:30, non posso più urlare. Però una volta che mi metti davanti gli stessi Pokémon degli stessi allenatori con gli stessi strumenti per terra, mi sembra di vivere una bella, commovente, idilliaca presa per la minchia. Presa per la minchia. Possiamo morire? Ok, perfetto. Gradisco la sua morte. Allora, perfetto. Livello quasi 58 per John Frog, che salirà a momenti. Vediamo se questo è lucato. E dai, è perfetto, preso. Tutte le barriere sono libere. Ora dobbiamo solo capire come tornare indietro. Poi potremo farcela. Come si fa a tornare indietro, raga? Non ne ho idea. Aiuto, salvatemi. Di qua non si torna indietro. Allora, perfetto. Fermi tutti. Devo cercare di sbloccare le bellissime cose. Tipo che non dovrei sbloccare così. Qua non è che posso. Vaffanculo. Dai, pure per tornare indietro devo far casino. Ma stai scherzando? Oh Gesù Cristo. Quello sì. No. Sì, ok, perfetto, ce l'ho fatta. Olè, dai. Siamo liberi adesso. Tu dovresti essere quello di prima. Perfetto, ora se io torno indietro. Perfetto, eccolo qua. Signori, affrontiamo anche lui a sto punto. Quel congegno è indistruttibile. Non riuscirai mai a liberare Kyurem. Eccolo qua, signori, Violante. Non hai intenzione di arrenderti, eh? Ho capito, ma gli estremi rimedi. Ora vedrai come ti faccio cambiare idea. Ok, signori, battaglia pure con Violante. Poi, ragazzi, stoppiamo, perché nel prossimo episodio ci sarà il momento clou in cui dovremo assumere un atteggiamento serio. Sapete che la Lega, Terrakion chiaramente, perché il leggendario vuoi che non ci sia, la Lega e la battaglia finale sono gli unici momenti delle mie serie in cui si mantiene la serietà. Per l'appunto, essendo serie, perché serie e serietà, no? Faccio ridere, sono molto simpatico comunque. Vi prego, salvatemi per piacere. Dai, muori. Questo è un problema, raga. Allora, provo con un altro aeroassalto, ma lui con mega sorvivente mi toglie abbastanza e si rifà la vita. Vediamo se aeroassalto riesce a darmi qualcosa di buono. Niente da fare, ok, fermi, devo switchare a sto punto. Bernard, prova tu. Vediamo cosa riesce a fare Bernard, raga. Allora, dai, contro questo Terrakio ce la possiamo fare. Mega Sorvio l'ho mandato perché è dello stesso tipo di cosa. Ok, raga, questo è un problema serio, però. Gelamondo. Cazzo, è pure più veloce. Oh, Gesù, questo è forte, raga. Questo è veramente forte. Vediamo se riesco. No, mi sa che ha intuito. Pecca in difesa fisica, lui. Perché è forte in attacco, è forte in difesa speciale. L'unica è la fisica. L'unica è la difesa fisica. Ora, un attimo, dammi un attimo. Ok, questo episodio durerà comunque la madonna. Gelamondo è speciale, no, Gelamondo è fisica. Questo è un problema, raga. Questo è veramente un problema, non so come buttare giusto coso. È forte in qualsiasi statistica e ha mega assorbimento con cui si busta la vita. Calma, devo mantenere un attimo la calma. Allora, con calma. No, aspetta, calma. Devo proprio stare calmo ora. Archeo, prova tu. Proviamo con Archeo, raga. Proviamo con Archeo e con Beccata. Vediamo se mega assorbimento lo reggo bene. Con lui, ok, con lui lo reggo bene, perfetto. Ho fatto la scelta giusta. Vediamo se Beccata riesce a fargli abbastanza. Sono stupido. Raga, sono stupido. Sono stupido, sono stupido. Questa è stata una puttanata mia, raga. Lo ammetto. Cazzata. Firov morto per clamorosa colpa mia. E la Spices e la Shiny Claws abbiamo detto che non vale in questi momenti. Regi, ok. Dovrebbe andare giù con veleno spina. Porco due. No. Regi. Veleno. Ok, sì. Raga, è morto Firov. Siamo, credo, a 13 morti nella serie. Delibird. Mandiamo un attimo Plato, che oggi non ha ancora combattuto. Raga, non ci credo. Non posso crederci. Giustizia, me l'ero totalmente dimenticata l'abilità di Terrakion, raga. Me l'avevo proprio rimossa, davvero. Sarà che sto male, sarà che sto registrando a 30 minuti. Comincio a distaccarmi dalla realtà cognitiva, ma me l'ero totalmente dimenticata. Proviamo ad andare di Stramontante. Così, dal nulla. Perfetto, ci ho visto giusto. Cioè, in realtà ho sparato a caso, però ci ho visto comunque giusto. Perfetto. Ah,
Non posso crederci, come ho potuto perdere? Ma non è finita qui. Ride bene chi ride l'ultimo, saremo noi del Team Plasma, gli ultimi a ridere. Bella, però devi stare tranquillo, fra. Allora, tu mi devi affrontare, lo devi fare. D'altra parte ti aspetto una sonora sconfitta. Ok, raga. Allora, abbiamo Acromio. L'episodio sarà un po' più lungo, lo so. Ok. Praticamente ha parlato dello sfruttamento riguardo ai Pokémon e non del liberarli come prima. Mi sembri molto promettente. Vediamo se è la risposta che cerco. Fatti sotto, voglio scoprire il tuo segreto. Raga, io direi che nel prossimo episodio affronteremo Acromio, alleno un Pokémon e vediamo di farlo fuori decentemente. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace. Il prossimo episodio sarà fondamentale, quindi vi invito subito, fin da ora, ad esserci per la prossima parte. Niente ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi, raggiungiamo i 250 like per questo episodio. Passate dai social e rispondete alla domanda del giorno, mi raccomando, Instagram, per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e non. E mi raccomando, premete la campanella che è ancora più fondamentale per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.